fino a qualche anno fa non era percepita la presenza della criminalità organizzata in questa regione. Ancora veniva definita un'isola felice, indenne da questi fenomeni criminali. Purtroppo questa assenza, questa mancata sensibilità da parte della società civile ha comportato, ha favorito l'insediamento di queste strutture criminali. Tant'è vero che questo aspetto, questa mancata sensibilizzazione, è stata anche stigmatizzata nelle recenti, se non addirittura l'ultima, relazione annuale della direzione distrettuale antimafia, dove la parte che riguarda il Veneto ha indicato questa scarsa sensibilità da parte delle istituzioni. E qui stiamo parlando di fenomeni importanti che poi, come avete visto, sono esplosi grazie all'intervento della magistratura. Per fortuna, di recente le cose sono cambiate. Qualche giorno fa sulla Repubblica è apparso un'indagine Demos sulla percezione della presenza della criminalità organizzata nel Veneto, e le cose sono finalmente cambiate. Finalmente nel Veneto si ha contezza della presenza delle organizzazioni criminali. Però, come vi ho detto io, in maniera ancora un po' confusa. Non si ha ancora ben presente qual è l'organizzazione criminale più importante, il modus operandi. Perché noi dobbiamo ancora scoprire alcune dinamiche interne organizzative. Attenzione, se voi avete letto questi giorni degli articoli, avete visto che i reati, quelli commessi, sono tutti legati alle fatture false o all'usura, ossia reati ancora che possiamo definire elementari rispetto magari a dei reati molto più complessi che possono essere, ad esempio, le grandi esportazioni di capitale fatte attraverso l'ausilio delle banche, o addirittura operazioni di insider trading, o addirittura investimenti ad alto rischio che vengono fatti anche organizzati. Noi ancora non abbiamo contezza di questo, però ci sono. Forse adesso, quando vedremo, c'è, si è aperto un banco con l'ultima indagine dove sono stati addirittura arrestati i funzionari di banca. Qualche anno fa, lo stesso procuratore, l'allora procuratore antimafia Piero Grasso, Tizzi, ormai l'Andrangheta investiva nelle piazze finanziarie di Londra e di New York. Noi qui ancora stiamo con l'indagine, cosa hanno appurato? L'esistenza di un'associazione mafiosa che veniva, perché si faceva su cosa? Sono due consulenti finanziari, fiscali di Busa e di Vigonza. Noi stiamo scoprendo purtroppo la punta dell'iceberg